Ehi la ciurma, io sono Mazzeteste e sono un grande stupido perché ho appena finito di registrare due episodi, perdendo un'ora del mio tempo, con il microfono mutato, per cui sono dei video che servono assolutamente nulla e ho ricaricato il vecchio salvataggio e rieccoci qui. Per cui le prossime cose che vedrete sono cose che io ho già visto in parte, per cui niente, vi perdete. First try. Allora, prima cosa andiamo ad accamparci là, ma succede un accampamento in cui c'è un evento in cui ci sono dei... No. Ah no, è successo un evento diverso, ok. Katie scivola e abbiamo bisogno di utilizzare delle medicine per rimetterlo in forma. Perché sennò gli brucia la gamba fortissimo e niente, sta male. Allora andiamo là, sarà già notte quando arriviamo e andiamo nell'accampamento. Tra l'altro ho spostato il gioco su SSD per cui dovrebbe caricare un po' più in fretta. In realtà ho notato che non è che carichi così tanto più in fretta. Però sempre meglio che niente. Allora andrei a modificare un paio di cose qui. Intanto... Allora... Abbiamo visto che Hades, cioè ho visto, poi voi non avrete mai visto quel punto, può fare Cook, che è un'attività solo per il primo shift, che dà la possibilità di dare un bonus alla gente, cioè la gente potrebbe essere ben riposata, ben nutrita e quindi essere più pimpante, insomma, per il giorno successivo. Quindi direi che possiamo farglielo fare, visto che non ha niente di altro da fare in quel turno. Abbiamo solo uno di carne e utilizzerei Roskva per preservarla. Poi Roskva le farei trasformare due cosini in... No, in realtà facciamo così allora. Fai che tu fai... Ah, tu fai Witchcraft per sempre. Così converte le medicine. Tu fai Preserve una volta soltanto. E... Ah, le avevo messo anche un pochettino di Scout. Di guard, così almeno potevo mandare Nefia in esplorazione, però mi sa che per ora lascerò così al momento. Certo, più gente abbiamo con guard alto, più possiamo permetterci di spedire gente a fare altre cose, però per aumentare quello ci vogliono un sacco di punti esperienza, per cui per ora ancora nulla. Forse sono solo io quello che ha tanti punti ancora da spendere. Sì. Ne ho ancora 64, Roskva ne ha solo 18, 22, 40... 40 potremmo upgradeargli forse un po' la guardia. Quanto costa? 100, no, no. È perché per portare a livelli alti abbiamo bisogno di tanti punti. E quindi... nulla. Eh sì, per passare oltre al 2 servono 100 punti. Per cui niente, ce li teniamo da parte e... vedremo presto. Ci accampiamo. Ta 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 pipipi papapa papapu. Carina sta roba 3D in cui si muove la gente, ma fino a un certo punto. Allora, tra l'altro, ho scoperto che non si capiva niente della carne, ma perché in realtà qua nel computo della carne aggiunge pure quella che abbiamo consumato. Per cui, allora, ne abbiamo preso 3, 6, 9. Di cui 2 è stato trasformato in razioni, perché le razioni, visto che le converte nel secondo shift, non ce n'era una soltanto, ma ce n'erano 7, e una in più, restiamo con una, insomma, restiamo con una che avevamo prima. Semplicemente non è andata male e ne abbiamo una nuova, che è di quello che ha cacciato Katil. Abbiamo guadagnato medicine, abbiamo perso erbe, ma tanto potremo trovarle in seguito. E abbiamo due razioni, che è molto buono. Perché le razioni servono sempre, come ci ha insegnato Expedition Conquistador. Nulla, allora, in tutto questo abbiamo un accampamento qua vicino, qui ci fermeremo perché la notte arriva praticamente qua. Per cui direi che andiamo là per evitare di viaggiare di notte. Ok, è un evento diverso, anche in questo caso ci sono due persone che viaggiano nella stessa direzione. L'uomo più vecchio ha una cicatrice e si mette di fretta sul compagno. Vai avanti, non vogliamo problemi.
Esaminiamo chi sono. Allora, hanno dei vestiti sporchi dalla strada, senza nulla di speciale. Gente abituata al lavoro duro e a mangiare poco. Chiediamo. Stai facendo un percorso difficile, chi siete? Gesto dei viaggiatori che sono sfortunati, non vogliamo niente da te, per favore lasciaci semplicemente andare. Siete degli schiavi, no? Probabilmente scappati. Siamo gente libera, vogliamo solo trovare un nuovo inizio per noi stessi. Vediamo di quattro azioni. La sua sorpresa è evidente. Si rilassa e dice: Oh, grazie. Questa gentilezza è davvero troppo. Grazie. Ok, loro sono tutti per mega contenti e grati. Ovunque andranno, di sicuro avranno cibo per il loro viaggio. Va bene, adesso noi abbiamo un pochettino meno razioni, ma. Vabbè, capita. Può capitare. Allora, ci capiamo di nuovo che barba però tutti questi caricamenti. Preferivo senza caricamento. Cioè, ci ha messo sta roba 3D, ma dobbiamo fare il caricamento. Era meglio Conquistador che non c'era da caricare niente. Si accampava, fine. Ciao. Allora, lasciamo tutto come ieri. Allora, tu hai preserva 2, quella cucina. Così dovremmo avere di nuovo stesso di ieri. Chi mangia per primo i più deboli. Ok. Ma no, perché poi magari finisce il cibo e niente. Come si sveglia stanco. Abbiamo messo il coso che dormono potente. Boh. Vabbè, comunque di nuovo restiamo uguali come carne, ma abbiamo due razioni in più. Noi medicine abbiamo convertito le erbe. Perché sono stanchi? Scusatemi, gli abbiamo messo tutto il tratto di possono dormire pochissimo, no? Allora, utility. Hard sleeper. Heavy sleeper. Nella campagna sei completamente riposato, semplicemente riposandoti un turno. Hard sleeper, hard sleeper, hard sleeper, hard sleeper, hard sleeper e hard sleeper. Sono tutti che dormono potente, perché. No, però sono tutti tranquilli. Boh, non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra. Andiamo in là, arriveremo tardi probabilmente, ma ci sarà. Allora, prendiamo tutti tranne la signora madre di famiglia. E entriamo a Ribe. Allora, a Ribe ci capiteranno tante cose. Ogni tanto è un casino per la mappa perché è orientata in modo strano, se non ricordo male. Dai, l'ho sposato sull'SSD, ma non è che sembra molto più veloce il caricamento. Che ci vuoi fare? Da uno studio indie effettivamente non possiamo aspettarci il top di gamma. Allora, perché? Have you never been to Ribe before? Ribe? Has Hulda ever left Skjern? You're a grown woman. Are you not allowed to leave on your own? Hulda can't prevent me anymore, but I don't know. I feel obligated towards her. It's a generous thing what you've done for her over the years. Fair is fair, you know. Ok, niente. Aspetta, siamo girati giusti? No, infatti, se andiamo in su, andiamo in qua.
cui, se non mi ricordo male, dovevamo andare in giù di qua per un bel po' fino ad arrivare. Poi ci sono, in realtà qua ci sono un sacco di casse e di robe da lottare, ma più tardi. Ah, ecco, esatto, arrivavamo qua e c'è della gente che ci aggredisce all'improvviso. Per cui allora, adesso possiamo semplicemente. Allora, mando Roscoe qua. Tu riesci ad andare addosso a questo tizio? Sì. Allora, tu vai qua. E tu sono io qua. Allora, tu mettiti qua. Ketil. Mettiti qua coperto, comunque dove hai una buona visibilità su tutto. Nephia resta là, va bene, così è una buona posizione, puoi spostarsi di qua. E pronti. Ah, quello si sposta? Ah, per punzecchiare Roskva. Ah, poi usano questo scatter shot in cui ci diminuisce la precisione. Ah, questo cerca di muoversi. Ahia! Posso stunnarla? Sì, please. Qua questa non è messa bene. Allora, Roscoe non so se riesce a curare Nephia in questo turno. Sì. Per fortuna sì. Ok, il turno dopo la secchiamo. Non forse riusciamo a seccarla già. No. Andiamo su questo, meglio. Ok, è andato. L'arciere. L'arciere ci aveva creato un po' di problemi nello scorso giro. Invece questo giro qua, no. Ma è il tizio sotto che ci ha creato problemi. Abbiamo usato tutti, sì. Aia! Oh, c'hanno dei coltellini, ma non era stunnata? Ma l'avevo stunnata, che cazzo? Cosa l'ho stunnata a fare, scusami? Spero che Nephia sopravviva all'esperienza. Se dovrò perdere tempo nell'accampamento a curarla, porca di una miseria. Aspetta, usiamo lui con carica, ci arrivi là. Sì. E più esagoni attraversa con carica, più danno fa, per cui. E infatti l'ha sciolta. Allora, questi si scopre adesso che sono degli assassini. Ah no, ok, non si è ferita per fortuna Nephia, nonostante l'abbiano tirata giù a mattà, cioè a dashate in faccia. Chi erano questi? Questo è ancora vivo. Chi vi ha mandato? Parla. Non vuole assolutamente parlare. Continuiamo le task. Allora, trova un medaglione. Di qualche tipo. Allora, alcuni di alcuni disegni particolari, ma non riusciamo a capire che cosa siano. Gunnar dice che quei disegni sembrano qualcosa di familiare, ma non si ricorda che cosa, dove li ha già visti. Dice probabilmente a Kaupang, dovremmo chiedere a qualcuno al mercato, magari ne sanno di più. Ok, allora saccheggiamo questi ragazzacci. Mi pare che non ci fosse granché. No, forse uno aveva delle erbe. No, ci è andata male. Dato questo indica la direzione per la longhouse. Ma adesso non stiamo andando alla longhouse. Perché allora qua sopra c'è il fabbro, infatti. Facciamo conoscenza con il fabbro. Mentre invece poi la longhouse dovrebbe stare in questa direzione, se non sbaglio.
non proprio. Di qua. C'è l'indicazione. Seguiamo l'indicazione. Questo è per il mercato o per il porto? Ah, per il mercato. Ecco, questa qua è la longhouse. Di una nostra vecchia conoscenza. Allora, le guardie là fuori si stanno lamentando. Oh, fa davvero... si congela qua fuori. Stare al freddo mentre loro stanno attorno al fuoco a chiacchierare. Non è un lavoro per un uomo che combatte. Noia. Chiacchiericci. Interveniamo noi. Quando loro si interrompono e guardano noi che arriviamo. Gli uscarli dello Jarl Ragnhild ti lamentano sempre così tanto? Forse se fossi tu a stare qui al gelo tutto il giorno, a guardare persone che vanno e vengono, nessuna gloria, neanche un buon combattimento. Probabilmente ti lamenteresti anche tu. Allora, guardiamo intorno nella zona antistante, insomma il giardino non è un giardino, però insomma nel cortile, ecco. C'è una tavola con del cibo e delle cose da bere, tutto apparecchiato. Ah, c'è un banchetto preparato, ma nessuno è seduto a tavola. Lo Yale sta aspettando un Godi e i suoi follower, i suoi seguaci. Vengono da Glavendrup, penso. Ma non ho voluto mangiare o bere. Che peccato, questo cibo, questo... e queste bevande senza nessuno che possa godersele. È un vero peccato. E prenderlo semplicemente sarebbe sbagliato. Non vado a rubare il cibo a sta gente. Cioè, allo Jarl. Alla Jarl poi, in realtà, perché... adesso vedremo, ma è la tizia che avevamo già conosciuto al banchetto per la morte di nostro padre. Ragnhild, infatti. Ragnhild, la bianca, si alza quando ti avvicini e prende il tuo braccio con una ferma stretta. Benvenuto a Ribe, Mazzetes. Cosa devo il piacere della tua visita? Ah, tra l'altro non è welcome, è welcoming, che probabilmente è un slang dell'epoca. Chiedo il permesso per reclutare una ciurma per la mia nave. Per una spedizione non mi opporrò, ma ti avviso che già tuo padre ha cercato di fare questa cosa. Ti consiglio di stare nel territorio che conosci se ha a cuore la tua vita. Il Thegn Skule mi ha attaccato sul mio territorio. Sono forzato a cercare aiuto altrove. Questa è un'accusa importante. Sei in grado di dimostrarlo? Ci sto lavorando. Nel frattempo sono semplicemente qui per cercare dell'equipaggio. Dirò alle mie, insomma, caserme che stai cercando una ciurma. I mercenari spesso si trovano da quelle parti a combattere con i miei uomini. Sono stato attaccato vicino al fabbro. Cosa? Nella mia città? Sai chi fossero? Tutto quello che ho è questo medaglione. Che strano. Sembra abbastanza un mistero questo. Non ho mai visto questi simboli prima. Ti consiglierei di consultare la Ghidia al nostro tempio in città. Se questi sono dei simboli religiosi, lei lo saprà di sicuro da che parte vengono. Farò in modo che i sopravvissuti vengano portati e giustiziati per i loro crimini. Sono venuto anche qua per commerciare al vostro mercato. Ottimo, come sempre saremo contenti di averti qui per commercio. Parleremo poi ancora in seguito. Se hai bisogno del mio consiglio, la mia porta è sempre aperta per i Thegns, i miei vicini. Va bene, ciao. E direi che con questo siamo riusciti anche a spicciarci abbastanza in fretta per il primo episodio. In tutto ciò, due accampamenti, un pestaggio vicino al fabbro,
aveva rincontrato Ragnhild, che ancora non sono sicuro di dove dobbiamo incastrarla, dove dobbiamo posizionarla. Ma insomma, per ora sembra darci una mano in modo neutro. Insomma, non si è né schierata con noi né contro di noi. Io, detto questo, vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere se per caso non l'aveste già fatto, e lasciare un commento qua sotto per farmi sapere il vostro parere. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, io vi auguro una buona giornata. Thank you.